sicuramente prima di tutto dobbiamo recitare il mea culpa, perché abbiamo fatto anche un bel tratto di partita in 11 contro 9, non solo 10 contro 9, poi quindi il dubbio che ci sono le nostre colpe, venivamo da una settimana di infortuni eccetera. Quello che poi fa male al di là di tutto, e ti torno a dire, questo non deve assolutamente giustificare quella che è stata la prestazione in campo, dove sì, abbiamo mantenuto palla per quasi tutta la partita, però non siamo riusciti a concretizzare. Quello che è successo alla fine è scandaloso, ma scandaloso, cioè io già parto dall'inizio, perché vorrei vedere le immagini sul gol annullato ad Agate, perché sì, la palla entrava, Agate probabilmente non doveva toccarla, però io ho visto che Agate veniva da dietro di Rosello, quindi già su quel gol ritengo che è stato fatto un errore madornale. E poi ci sono le nostre responsabilità, perché è chiaro che Mazzara deve vincere questa partita, però vedere vanificati i risultati e i sacrifici di una società che sta dimostrando di non guardare a niente pur di andare avanti, da un signore del genere che inizia a chiedere aiuto al nostro portiere, al fotografo, aiutatemi perché il rigore, di fronte all'assalto dei giocatori del Riviera Marmi, per poi rimangiarsi tutto, per poi non concedere neanche il recupero, perché l'episodio è stato appena un minuto dopo che lui aveva concesso 5 minuti di recupero. Innanzitutto quello che ho visto io è stata una partita bella fin dall'inizio, dove mi hanno annullato un gol che secondo me ci può stare, il mio gol non era fuori gioco, ma voglio vedere bene le immagini e capire meglio se il mio gol c'era o non c'era, perché se il mio gol non c'era sono pronto subito a chiedere scusa se necessario, ma ho i miei dubbi perché io partivo dietro la palla e dietro Angelo. Poi la partita è fatta di episodi, un episodio loro, una punizione, palla lì, gol e niente. La cosa strana è che l'arbitro ci assegna un calcio di rigore alla fine. Rigore dove lui diceva che c'era stata una testata nei confronti di Criscito, la testata c'è stata, il rigore l'aveva dato e insomma dopo batti e ribatti, il casino che penso avete visto tutti, non, le immagini ci sono e parlano chiaro, ha cambiato idea. Tentativo di aggressione del giocatore dopo, di Riviera, ma non solo un giocatore di Riviera Marmi, tanti giocatori, però lasciandoci può stare, magari il nervosismo, anche la squadra avversaria aveva fischiato il rigore, ci può anche stare, però secondo il mio punto di vista l'arbitro doveva avere un po' più di personalità e dire sì, punto, basta il rigore, e non cambiare nel giro di un secondo decisione solo perché viene attaccato e magari si spaventa un po' di quella che è stata la situazione. Per il resto sono contento della prestazione dei miei compagni.